Vediamo ora l'utilizzo dei fogli di stile per la costruzione di layout per un sito. Questo sarà il sito di riferimento in cui passo passo noi raggiungeremo questo risultato. Vediamo che la nostra pagina è suddivisa in aree. Un'area è quella dello sfondo, dove abbiamo un colore, un'immagine del mare all'interno come contorno e vediamo che all'interno di questa pagina poi collochiamo un contenitore, questo con lo sfondo celeste e di nuovo all'interno di questo contenitore un'area relativa al menu, per esempio il menu dei servizi, quello collocato in genere in alto, un'area relativa all'intestazione del sito, un'altra per un altro menu orizzontale con magari le principali voci. Naturalmente qui i contenuti sono del tutto fittizi e arbitrari. L'obiettivo è quello di capire come costruire il layout e non quello di valutare i contenuti. Abbiamo anche una suddivisione della parte diciamo sottostante i menu in due aree, una relativa alla possibilità di avere ulteriori suddivisioni e menu specifici nella parte di sinistra e la parte di destra, quella dove effettivamente andiamo a collocare i contenuti. In questo caso, ad esempio, il contenuto è ulteriormente collocato all'interno di un box. Vediamo come procedere. Si parte dalla costruzione del foglio di stile, quindi andremo a prendere un'area con il nostro solito blocco note in cui collochiamo i vari attributi relativi ai tag, ma non solo, vedremo che sarà importante utilizzare attributi e proprietà relativi ad un tag che è il tag div, che è quello che costituisce la possibilità di suddividere in aree il nostro foglio, la nostra pagina di lavoro. Cominciamo con dare alcune proprietà al body e all'HTML, che sono due dei principali tag dell'HTML, di una pagina HTML. Quando le proprietà vanno assegnate a più di un tag, i tag possono essere elencati separati da virgola e le proprietà raccolte come sempre tra la parentesi graph aperta e la parentesi graph chiusa. In particolare in questo momento vogliamo dare il valore dei margini. Usando l'attributo margin senza specificazione ulteriore, intendiamo dare il valore assegnato con i due punti, quindi nel nostro caso lo 0, sia al margine superiore che a quello sinistro, a quello destro e a quello inferiore. La stessa cosa varrà per il padding, che è invece lo spazio tra gli oggetti interni e diciamo il contenitore esterno. In questa maniera faremo sì che tutto ciò che noi collocheremo anche all'interno del body sarà, diciamo, occuperà effettivamente tutto lo spazio della nostra pagina senza lasciare margini con il bordo superiore della finestra di Windows. Altri parametri che invece vogliamo assegnare al body, ad esempio, potranno essere il background image. E quindi collocare, così come abbiamo visto nella presentazione precedente, un'immagine di sfondo. In questo caso con il URL diamo la collocazione della risorsa che intendiamo utilizzare come immagine di sfondo. Nel nostro esempio era mare2.jpg, quindi come JPEG. E se non specifichiamo niente, questa immagine nella sua dimensione andrà a tappezzare tutto lo spazio della pagina ricoprendolo completamente. Eventualmente, per ribadire questo concetto, possiamo utilizzare la background repeat, dando proprio l'opzione repeat.
Altre opzioni possibili possono essere il no repeat, quindi l'immagine sarebbe usata e collocata nello sfondo della pagina una sola volta, la repeat X viene ripetuta in orizzontale, la repeat Y in verticale. A noi però va bene tappezzare completamente il nostro sfondo. Altre proprietà possono essere quelle relative al testo che andremo a scrivere. Quindi, ad esempio, assegniamo un colore al nostro testo, il colore viene espresso mettendo il pound in esadecimale, così come vuole che sia fornito l'ambiente HTML, e vediamo la scrittura del colore usando la logica RGB. Cioè red, green e blu, cioè la composizione di questi tre colori consentirà di avere la gamma dei colori che vanno dal nero al bianco con tutte le altre sfumature, ma con tutti anche gli altri colori. In questo caso, per esempio, il colore che noi abbiamo assegnato sarà un blu scuro. Per quale motivo? Perché le prime due cifre del valore esadecimale rappresentano il byte riservato al rosso, essendo 0, vuol dire che c'è assenza del colore rosso. Le seconde due cifre sono relative al green, quindi anche qui è assente la componente verde, e le ultime due cifre sono quelle relative al blu. Più ci avviciniamo allo 0, più il valore del blu sarà scuro. Più ci avviciniamo invece al valore FF, che è il massimo valore rappresentabile in un byte espresso in esadecimale, invece il colore diventerà più brillante, più chiaro. Però scegliamo quindi di usare questo blu scuro. Un altro elemento sarà il font size, in cui diciamo che il valore è un pochino più grande dello standard, quindi percentualizzato è un 110%, la font family, che invece darà la gamma di font che possono essere utilizzati. Perché parliamo di famiglia? Perché nel momento in cui il computer dove verrà visionato il nostro sito non avesse a disposizione il primo dei font indicati, il sistema andrà a cercare la presenza degli altri. Naturalmente, se non fossero presenti nessuno dei tre specificati nel nostro esempio, verrà preso il font di default. Naturalmente, nel momento in cui si scrivono questi font, si dovrebbe fare attenzione a dimensioni dei caratteri compatibili tra di loro, in modo che la visualizzazione della pagina non risulti troppo diversa utilizzando font che hanno dimensioni dei caratteri troppo differenziate. Un altro elemento che possiamo utilizzare, ed era un attributo già visto in precedenza, è l'allineamento del testo. Stabiliamo che sia giustificato, quindi naturalmente si usano terminologie e valori in lingua inglese, quindi il justify mi dà il giustificato del font del testo. Quindi l'altro elemento è il font weight, cioè lo spessore in qualche modo del carattere, e lo metteremo bold in grassetto. In questo modo noi abbiamo definito le caratteristiche del nostro body, quindi quelle che varranno per tutta la nostra pagina. Se salviamo il nostro foglio di stile e andiamo a prendere diciamo la pagina index, dove diciamo abbiamo già impostato la struttura base della pagina, cioè che HTML, head e body. All'interno della head sappiamo che il nostro file CSS esterno lo dobbiamo collegare, quindi link rel uguale style sheet, type uguale text CSS, e il nome
del file che intendiamo linkare alla nostra pagina HTML. Quindi se salviamo e mandiamo in esecuzione la nostra pagina, vediamo che l'unico effetto effettivamente visibile in questo momento è quello relativo allo sfondo. I parametri che abbiamo dato al testo non sono visibili perché non abbiamo scritto niente all'interno del nostro documento. Se vogliamo verificare questa, diciamo, quale sarà la modalità di scrittura, scriviamo prova di scrittura, salviamo di nuovo e aggiorniamo la nostra pagina e vedremo una piccola scritta con il valore di default e la scrittura è il blu che in qualche modo avevamo stabilito, in questo momento non molto visibile, ma poi vedremo all'interno della nostra pagina effettivamente quando potrà servire una scrittura in modo che sia visibile su uno sfondo più chiaro.